una fatina nel mercatino. E la nostra fantastica, mitica Francesca Tandoi. Ciao, un angelo musicale. Come stai? Bene, grazie. Sono molto felice di essere di nuovo qui con voi, specialmente in questa location che, nonostante io venga da Roma, non avevo mai visto. Tu sei romana? Beh, sì, io so di Roma, insomma, però adottata dall'Olanda, da questo bellissimo paese che è l'Olanda, che è diventata la mia seconda casa. Ma quando vieni a Roma tu fai una cosa molto particolare, fai il driving live. Perché non la riprendiamo questa cosa? Abbiamo messo, con un supporto per iPhone, abbiamo messo l'iPhone da una parte in macchina mentre io guidavo. Non so, la prima canzone che mi è venuta in mente è Arrivederci Roma. Allora, Paolo aveva l'ukulele e un piccolo tamburello attaccato al piede, io la melodica e il volante e il clacson, che il clacson poi è diventato parte della nostra, dei nostri arrangiamenti, e abbiamo registrato Arrivederci Roma, così, in macchina, questa improvised session in macchina. Dopodiché l'abbiamo messo su Facebook, ma così, per ridere. Nel giro di una notte questo video è diventato virale, fino a raggiungere quasi 500.000 di visualizzazioni su Facebook, e da lì ci è venuta in mente l'idea di continuare a fare questi video. Quindi la cosa si è un po' evoluta, adesso abbiamo una pagina Facebook che si chiama The Traffic Jammers, e per favore visitatela e dateci un like se vi piace. E abbiamo registrato altri video, abbiamo invitato degli ospiti, anche degli ospiti celebri. Abbiamo per esempio un video con Max Ionada, famoso tenorista jazz, sassofono tenore jazz, che sta dietro e fa un solo meraviglioso. Quindi se vi incuriosisce questa cosa, andate a vedere i video. Diciamo, come solista, 7 dischi, 6 forse, sì. Diciamo, se in generale un po' di più. E come solista intendo come trio, poi insomma come piano trio, sì. In questi anni, poi noi ci siamo visti l'ultima volta nel 2015, già avevo iniziato a viaggiare un po' in giro per il mondo. In questi anni ho viaggiato di più, sto sempre in giro, che è il mio sogno che si avvera, perché il mio sogno è di stare sempre on the road, suonare in giro per il mondo, così, libertà totale, ed è il lavoro più bello del mondo. Nonostante sempre un po' l'incertezza della professione artistica, però è il lavoro più bello del mondo, perché ogni giorno è un'avventura, non si fanno mai le stesse cose, non si suonano mai le stesse cose, si incontra gente diversa, si vedono luoghi che io ho visto veramente tanti posti e non avrei mai avuto l'occasione di vederli. Però la cosa simpatica di questi Traffic Jammers è che, nonostante insomma questa, diciamo, tutta questa attività, la mia attività lavorativa, insomma, jazzistica, il jazz rimane sempre un po' una cosa di nicchia. Non avrei mai fatto 500.000 di visualizzazioni con un video jazz, no? Dove suono il piano. E invece, quindi, Traffic Jammers mi hanno aiutato anche a farmi conoscere un po' più ad ampio raggio, un pubblico che magari non è necessariamente di appassionati, però che ha visto i Traffic Jammers e poi successivamente si è appassionato alla mia musica. Ti dico un piccolo aneddoto molto simpatico. Ho suonato a Roma un paio di mesi fa, e in un locale romano, ed era pieno di gente. A un certo punto, ti dico, 10-15 persone mi hanno fermato. Noi siamo fan dei Traffic Jammers, non sapevamo neanche che facevi, però siamo venuti a sentire. CD si chiama Magic Tree. Oh, e in questo gruppo suonano insieme a te? Allora, in questo gruppo suonano i ragazzi che suonavano anche negli altri CD, che sono Fritz Landesbergen e Frans van Geest, ve lo dico bene all'olandese. Questo è un gruppo olandese. Fritz, che è il batterista, in questo caso è anche il produttore. Ha deciso di produrlo lui, ha una piccola casa discografica che si chiama ESP, Exclusive Sessions Production, e ha deciso di produrlo con questa etichetta e sta andando bene, è uscito da pochissimo. Un CD con degli italiani, dei meravigliosi musicisti italiani, Amedeo Ariano la batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso, e il CD, anche questo ve l'ho portato, è qui. Però purtroppo è chiuso, non si vede il titolo è Triplets.
Quest'anno ho avuto la fortuna di registrare altri due CD con Scott Hamilton. Questa volta abbiamo fatto un quartetto, quindi è Scott Hamilton Quartet, perché lui viene una volta o due l'anno in tour in Olanda e di nuovo tra i vari pianisti meravigliosi, eccellenti che abbiamo in Olanda hanno chiamato me per suonare con Scott Hamilton, che mi ha fatto veramente tanto piacere. E quindi abbiamo registrato due CD, uno è live, non ce l'ho con me, purtroppo ho finito le copie del disco live, ma ho quello che abbiamo registrato in studio. Eccolo qua, Blue and Boogie. Allora, un abbraccio fortissimo, in bocca al lupo. Grazie, e spero a presto. Speriamo a prestissimo, è stato un piacere essere qui di nuovo. E vi auguro buone feste e buon Natale. Se volete, tutti i miei CD li potete trovare sulle piattaforme digitali e mettete un like alla pagina Traffic Jammers, sperando che magari in futuro possa crescere e diventare, perché no, un format televisivo. Ciao, grazie. Ciao.